Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca ad edging, quindi cefalopodi con le esche artificiali dalla riva. Vi faccio vedere un nuovo itinerario di pesca in Campania. Speriamo di divertirci, speriamo di fare qualche bella cattura. Metto in moto e partiamo. Andiamo! Siamo in viaggio per raggiungere il nostro spot di pesca. A chi non capita di iniziare a fantasticare, no? Con la mente gli approcci da fare, le esche da provare, i tipi di recupero. Ecco, poi tutto a un certo punto si dissolve quando arriviamo sul nostro spot di pesca e quindi niente, dobbiamo soltanto dedicarci alla pesca vera e propria e iniziare a provare. Siamo quasi arrivati sullo spot, ancora qualche minuto, parcheggiamo, prendiamo la nostra attrezzatura e andiamo a provare. Dai ragazzi! Eccoci arrivati sullo spot. L'itinerario di pesca di oggi è Vico Equense. Siamo in Cossera Sorrentina, provincia di Napoli, e l'obiettivo, il target della nostra pescata di oggi è principalmente la seppia, che tenteremo di insidiare con le esche artificiali, quindi edging con le nostre totanare. E faremo una passeggiata qui sul porto, sulla banchina principale, sulla scogliera adiacente e anche sulla spiaggetta che si trova a ridosso del porto, una spiaggetta ciottolosa che, se le condizioni meteo marine permettono e non c'è presenza di reti, la cattura della seppia è una probabilità in questo periodo dell'anno. Siamo nei mesi freddi, siamo a dicembre inoltrato, quasi a gennaio, per cui le condizioni meteomarine sono giuste, il posto è giusto, l'attrezzatura c'è, non resta che andare a provare e speriamo che riusciremo a fare qualche bella cattura. Andiamo! Oltre al porto, che è comunque un ottimo spot per praticare la pesca, soprattutto la scogliera che si affaccia sulla punta estrema, c'è anche questa spiaggetta ridossata sul lato sinistro, che è comunque un ottimo spot sia per la seppia e anche per il calamaro. Con un po' di attenzione vediamo di riuscire ad arrivare su questo pontile e di fare qualche lancio da questa postazione. Andiamo.
questa è l'esca a cui darò fiducia oggi. Faccio qualche lancio con questa. Come solitamente accade per la pesca alla seppia, si cerca maggiormente di scendere sul fondo, quindi si aspetta che il nostro edgy tocchi il fondo e poi iniziamo il recupero. A differenza della pesca al calamaro, dove solitamente si cerca anche le zone più superficiali dell'acqua, della colonna d'acqua, e soprattutto la mezz'acqua. Soprattutto quando cerco la seppia, utilizzo inserire direttamente sullo snap, poi vi faccio vedere anche lo snap nel dettaglio, utilizzo inserire un piccolo piombo. Lo inserisco direttamente sullo snap. Questo mi facilita l'affondamento del nostro edgy, della totanara, e in qualche modo mi aiuta anche sulla distanza di lancio raggiunta. Questa è un'accortezza che uso soprattutto quando pesco la seppia. Invece, in merito al calamaro, molto spesso, anzi quasi sempre, non utilizzo piombature ausiliare, anche per permettere all'edgy di sondare con minor velocità tutta la colonna d'acqua su cui intendo insistere la mia azione di pesca. Quello che volevo far vedere inoltre è una tipologia di snap che io utilizzo, questi della BKK, che a differenza di altre tecniche di pesca, nell'edgy io utilizzo anche questi provvisti di girella, perché in tante occasioni capita che le correnti che ci sono, che possono esserci nello specchio d'acqua dove pescheremo, possono tendere a trarre in rotazione la nostra esca artificiale, e quindi le rotazioni ce le portiamo direttamente sulla nostra lenza madre tramite il nostro terminale. Invece in questo caso qua, utilizzando uno snap comprensivo di girella, tutte queste torsioni vengono praticamente eliminate, e quello che potrebbe essere un'alternativa all'utilizzo della girella è utilizzare delle esche artificiali, dove nell'anellino di testa è prevista già una girella. Quindi diciamo, questa è una soluzione alternativa quando utilizzo esche artificiali a edgy non provvisti di anellino di testa comprensivo di girella. Thank you.
Eccola qua. Eccola qua. È arrivata. È arrivata, è una bella seppia. Eccola qua. E finalmente è arrivata anche una seppiolina. Una bella seppiolina. Allora, una bella seppiolina è uscita. Vi spiego che cosa è successo brevemente. Allora, mi trovavo in quello spot dove era previsto di fare un report questa mattina, ma purtroppo c'erano dei lavori lì sulla zona del porto, per cui ho dovuto ripiegare per altri spot e sono tornato indietro, diciamo dalla destinazione da cui mi ero prefissato di andare, e ho trovato un bel tratto di spiaggia molto interessante, condizioni di mare ottimali per la ricerca della seppia, e quindi ho deciso di fare qualche lancio. La zona di pesca dove ho scelto di insistere la mia battuta di pesca è una zona tipicamente a fondale sabbioso, a lento declino, e a distanza di lancio, quindi parliamo intorno ai 20-25 metri, il fondale degrada massimo a un paio di metri, 2,5 metri. Per cui, per insistere maggiormente nella ricerca della seppia, anche perché c'è una condizione di onda in aumento, ho deciso di inserire un piccolo piombo direttamente sul moschettone. La tipica azione di pesca alla seppia è, una volta lanciato, recupero con un paio di cercate e poi faccio degli stop ripetuti. Ed è proprio che subito dopo uno stop, durante la ripartenza, io solitamente parto con una cercata, ho sentito un bel colpo in canna. Ho continuato con la mia azione di jerk, quindi si è trasformata in una ferrata e finalmente sono riuscito a prendere una bella seppiolina. Queste sono le tre tipologie di piombi che solitamente io utilizzo per la pesca alla seppia dalla riva, no? Edging dalla costa, ma anche dalla barca è la stessa cosa. A seconda della profondità in cui siamo e alla presenza eventuale di vento, corrente, onda, dobbiamo scegliere il piombo ideale per entrare correttamente in pesca e non danneggiare più di tanto l'azione tipica della totanara, perché ogni volta che noi inseriremo del piombo ausiliario sul nostro edge, per forza modificheremo il nuoto per cui l'esca è stata progettata, e quindi su alcune esche sarà poco influente, mentre su altre non le farà lavorare bene. Quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione a quale tipologia di piombo noi usiamo per appesantire, per entrare maggiormente in modo efficace durante l'azione di pesca. La pesca che ho deciso di fare oggi, che ho dovuto fare oggi per rimediare ai problemi che c'erano stati lì sulla zona del porto, è una pesca itinerante, la pesca edging dalla spiaggia è anche una pesca di movimento, non per forza una volta scelta la nostra postazione di pesca dobbiamo stare fermi e aspettare che la seppia in questo caso venga da noi. Come succede anche nella cerca della spigola, quindi nello spinning in mare alla spigola, bisogna molte volte andare noi dal pesce, no? dal target che cerchiamo di insidiare. A differenza di altre tecniche di pesca come la bolognese, l'inglese, ma anche le tipiche pesche a fondo, no? Come il surcasting e la puff, se così vogliamo dire, per racchiudere un po' tutte le tecniche in cui si utilizza un piombo alla pesca a fondo. In quei casi, siamo noi a richiamare il pesce, perché magari usiamo
un'esca naturale che è comunque molto più attrattiva, no, delle esche artificiali, perché da ferme sappiamo bene che le esche artificiali praticamente non hanno nessun senso, devono muoversi per riuscire ad entrare correttamente in pesca ed essere appetibili, se così possiamo definirlo, questo un termine per essere appetibili dai predatori. Devono avere un nuoto, devono emettere delle vibrazioni, devono suscitare l'interesse per essere attaccate. Quindi, ecco, nello spinning, per ricapitolare, a differenza di altre tecniche di pesca dove si usano le esche naturali, lo spinning è una pesca di ricerca, è una tecnica dove siamo noi ad andare dal predatore e non viceversa, come solitamente accade nelle altre tecniche di pesca, come detto prima, come la pesca a fondo. Vorrei fare un appunto sulla canna e sulla frizione del mulinello. Sento spesso parlare che in molti cominciano a pescare ad edging, quindi al seppia e calamaro, con una canna presa in prestito dallo spinning, ma secondo me non è la scelta ottimale, prima di tutto perché attualmente il mercato offre tante soluzioni dal ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi non vedo il motivo per cui se uno vuole, un pescatore vuole iniziare a praticare questa tecnica, non debba sceglierne una adatta a fare quello che fa, per il semplice scopo che le canne da edging sono studiate, o perlomeno le canne di un certo livello sono studiate per permetterci lunghi lanci. Infatti sono attrezzi che molto facilmente superano gli 8 piedi, quindi facendo una rapida moltiplicazione superiamo i 2,40 m. E questo che cosa significa? Significa che oltre ad avere questa lunghezza, una delle caratteristiche importanti da considerare nel nostro acquisto è la sensibilità, questa famosa sensibilità, ovvero è la trasmissione di quello che succede all'altro capo della lenza, quindi alla nostra esca artificiale. Una canna da edging ben studiata riesce a trasmetterci quando l'edge arriva sul fondo, che tipologia di fondo è, per esempio se è sabbia, se è fango, se è ciottoloso. Questo ce ne accorgiamo grazie alla qualità costruttiva del fusto della canna, e tutto sommato ha una grande importanza soprattutto durante le fasi di cattura. Una canna ben studiata ci permette di lanciare a buona distanza il nostro artificiale, ma ci permette anche di accompagnare, di assecondare quelle che possono essere anche un po' non chiamiamole fughe, quelle strattonate, quelle sifonate che solitamente il calamaro e la seppia fanno nei momenti della cattura. Questa canna deve accompagnare la fuga del pesce, la sifonata del cefalopode, evitando di strappare leggi dalle sue carni, no? Quindi una canna adatta, una canna studiata per leggi, ci semplifica anche un po' la vita durante la fase di recupero della cattura, durante la fase di combattimento, chiamiamola così. Una canna da spinning molte volte
è troppo pesante per riuscire ad avere la giusta sensibilità in questa fase. Inoltre, quello che volevo aggiungere è molto importante, la frizione, la taratura della frizione del nostro mulinello. Perché che succede? Succede che nel momento in cui noi facciamo lavorare il nostro veggie sul fondo, diamo la classica gercata, come potete sentire in molti video, in molte fasi del video, si sente la frizione che cede del filo. Questo è molto importante perché la combinazione esatta, equilibrata di canna e frizione, temperatura della frizione del nostro mulinello, deve lasciare qualche centimetro. Perché che cosa succede? Succede che in molti casi, se nel momento dello stop una seppia o un calamaro si è avventata sul nostro veggie, nel momento in cui noi facciamo l'azione di jerking per ravvivare, no, un po' la nostra esca, e nel momento, in questo preciso momento ci accorgiamo anche di aver fatto una cattura, con una canna troppo fast, troppo pronta, troppo reattiva, come solitamente sono le canne da spinning, oppure con la frizione del mulinello troppo chiusa, troppo stretta, noi rischiamo di strappar via l'edge. Quindi è molto importante in questo caso utilizzare una canna adatta per l'edging e allo stesso modo utilizzare un corretto setting della frizione del nostro mulinello. Dopo una bella passeggiata facciamo anche noi un po' di carica a batterie, una bella pizzetta e una coca. Amici di Planet Spin, siamo giunti alle fasi conclusive di questo video, sperando che vi sia piaciuto. E che dire, lascio a tutti voi un grande abbraccio, grazie per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. E da Luigi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!